Da auf dem Koltosee hat's noch nie eine Insel gegeben. Forza, Cucu! Come non c'è un'isola? Un tesoro, una barca, due pirati e non c'è un'isola? Ma dai! Ja! Noch erwächst mich heute, wenn du etwas findest. Schau! Noch ein Flosch! Isola! Heute fein zu starten. Wir haben schon auf den Tag hingefiebert mit dem Training, mit der ganzen Vorbereitung und endlich sind wir gestartet eigentlich. Das war eigentlich irgendwie auch erlösend, fein. Però il fatto di partire è sempre come una, un attimo sciogliere i nodi e partire, quindi un momento di rilassamento però anche di tensione perché hai un sacco di aspettative, non sai come andrà. E il fatto che insomma i bambini erano anche emozionati è sempre magari un carico in più. Der erste Stopp war unten in Trient. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen etwas gegessen, das was wir verbraucht haben, dass wir wieder Energie haben und dann verdrehen drüber weiter, aber die Radwege sind perfekt benannt, also war es eigentlich kein großer Aufwand. In Rovereto haben wir mal gleich geschaut, das Radl zu revisionieren sozusagen, also die Gangschaltung einzustellen. Wir haben auch die Bremsbacken gewechselt, so dass wir jetzt die nächsten knapp 1000 Kilometer gut fahren können. Adesso siamo nella casa del vino, ci rilassiamo un attimo e ci prepariamo per cena. La zona della Valle Garina in cui sono veramente specialisti per il baccalà, quindi proveremo un aperitivo e un primo piatto a base di baccalà con in abbinamento Kalterasse Fohof e Leuterburg. Siamo sicuri che andrà bene, ma è sempre meglio metterci il naso e la bocca per capire che vada tutto nel migliore dei modi. Partiti molto bene dalla casa del vino a Isera, ha fatto una bella tirata fino a San Vigilio. Ma Ronchen ist auf dem Passo San Giovanni einzufahren und danach natürlich herfahren. Und dann sieht man den Gardasee da, wunderbar, also es ist einfach ein wunderschönes Panorama, man ist richtig zufrieden. Mossa geniale quella della barca, beh, due pirati senza barca non sono due pirati, quindi ci voleva. Il lago di Garda poi oggi ci ha regalato una giornata spettacolare. Das ist jetzt perfekt. Ja, also da spürt man jetzt richtig die Wellen, das ist jetzt perfekt. Also so ist Piratenleben, so gehört's. Wir gehen Punta San Virgilio und dann sind wir einen schönen Fisch vom Gardasee essen. Und dazu natürlich kostet man etwas von unserem Schatz, vom Kalterasse. Gut, gerne essen. Ja. Ich habe Hunger und Durst jetzt. Ja. Du auch? Ja. Gerne. Ja. Jetzt packen wir es. Hoppa.
Provala. Dalla Gemella bisogna riscandarlo, che prende questa strada. Sì. Questa, questa qua. Questa? Va sempre diritto. Ristorante piccolo più di grotta a Reggio Emilia. Proviamo a fare una pizza, ci facciamo un attimo aiutare. Comincia a tagliare la mozzarella di vacche rosse. Ah, un latte speciale questo? È un latte che da vacche solo rosse. Vino del nord, l'acqua del sud, la mozzarella del centro, abbiamo fatto l'Italia. Abbiamo fatto l'Italia. Abbiamo fatto l'Italia. E calda del sud. Siamo tutti d'accordo, E via. Traffico in pianura e adesso di nuovo silenzioso qua e si respira meglio. Partenza! Jonathan? Ciao, sono Andrea il Pirata. Ciao, ciao. Noi siamo a Reno, sì, affaticati ma bene. Cioè, qua, di quant'è l'ultima salita, giusto così per farci del male mentalmente? 300-400 metri di dislivello. Ok, va bene. Allora ci vediamo lì. Es war heute wunderbar über den Apennin, anstrengend, viele Höhenmeter, aber viele schöne Dörfer, eine wahnsinnig schöne Landschaft, Salite, Discese, era una cosa bellissima. Jetzt spürt man schon ein bisschen die Muskeln und es ist ja gut, wenn wir wieder ein bisschen Energie auffüllen. Na klar, wir werden sich das wieder ausgleichen.
stamattina siamo ancora a Fanano, dove ci ha sorpreso un po' di pioggia. È bello frescolino, perciò vediamo di partire, ma ieri sera abbiamo fatto degli ottimi abbinamenti col mirtillo di Fanano e il parmigiano del Cimone, che sono fantastici, e soprattutto la gente che c'è qui è eccezionale. Mirata! Oh, vengo, si parte! Andiamo. Aber noch länger rumsudeln da in 5 Minuten hat, sonst müssen wir nicht mehr runterfahren. Pronti? Via! Tappa umida oggi! Tappa umida! Tappa umida! Arrivati all'osteria da Burde. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, ciao Gera, ciao Andrea. Qua ho seguito di lontano, su Facebook è difficile ignorare. Quindi siamo fastidiosi. Dovete scegliere un momento migliore, insomma, noi siamo sempre pronti. Un'osteria di passaggio, una bottega ad altri tempi. È un'osteria storica? Dal 1901, quattro generazioni, sempre la stessa famiglia Gori, che si tramanda da generazione in generazione, e siamo sempre noi. Sì. Beh, allora noi andiamo verso il Ponte Vecchio e poi avanti tutta. Ok. A dopo, ciao Stefano. Maledette colline. L'amore per la terra, per i contadini, è stata la nostra fortuna. È stata la nostra fortuna stare attaccati alla terra tuttora, che la terra non ci pensa più nessuno, invece bisogna ritornare tutti alla terra, se si vuol bere, se si vuol mangiare bene. Prima qui c'era solo contadini, un paesino di contadini, avevamo un negozietto qui, bello fatto. Il babbo diceva, bisogna fare le cose talmente buone che devono venire i turisti a cercarti. Sono due cose che mi dispiace. Non parlare inglese e 70 anni. Ora, gelatina per capelli, pizza e mojito. Basta. Dopo le lasciamo due bottiglie da assaggiare a parte del mojito. È stata durissima oggi.
successo che più o meno al chilometro 600 ci siamo rimasti senza un raggio, si è completamente saltato e quindi la ruota toccava sui freni e non si andava più avanti bene. Beh, adesso ci siamo spaccati, bisogna darsi una lavata. Siamo al caseificio Cucusi Silvana. Silvana è qui con noi. Questa è la cantina di stagionatura del formaggio. Diciamo che qui il pecorino di Pienza è prodotto da famiglie che sono arrivate negli anni 50-60 dalla Sardegna. Uh-huh. Hanno portato con sé i propri greggi. Yeah. E poi viene trattato sempre con dell'olio d'oliva, dei fondi d'olio d'oliva. Psicologicamente più dura è sicuramente questa, perché abbiamo avuto un calo tremendo di energia. Sì, 130 km e 7000 metri di dislivello in 8 giorni. Ah, che dolore. Ok, vado. Aspetta, bisogna ripartire. 80.12 siamo. Vado? Vai! Heinz? Ti aspetto qua! Per evitare una deviazione di 20-25 km abbiamo fatto una piratata. Siamo hingekommen, kein Brückenmeer, gerade auf dem Buckel durch den Bach gestiegen und wieder hinten rein und weiter. Che ciò, piraten oggi. Quindi siamo in Piazza della Morte al Magna Magna. Diciamo, noi nasciamo come bottega del gusto. Ok. Abbiamo tutti i prodotti tipici del territorio. Perfetto. E adesso cosa possiamo assaggiare? Semi stagione di pecora, mortadella, capocollo, salame, prosciutto crudo, poi una crema di zucca e una crema a tartufo. È rotto, qui, qua, aspetta, guarda qua, saltato. Ma con due ruote di ricambio sono positivo, sennò non va bene.
due gomme della bici si sono rotti dei raggi, riusciamo a ripararli al volo? Tempo stimato per la riparazione più o meno, perché dovremo arrivare a Roma noi oggi. Con le nostre gambe siamo arrivati a Roma. Sì, e un po' col sedere anche. Che fa male. Però è bellissimo, è una bellissima sensazione. Yeah. Okay? Yeah, yeah. Sono volvido. Nicht an nichts los. Ja, ja, nicht. Hast du so ein Stück noch? Ma was? Und dann noch ein Stück noch. Ah, ja, genau. Le cose più belle d'oggi. Una matriciana che era uno spettacolo. Cacio e Pepe a Bracciano, spettacolo veramente. Bella gente. Perfetta. No, no, si paga, ragazzi. No, dai. No. È offerto, punto. Denkst du? Unglaublich. Ja. Unglaublich. Du mit deinem Fiesel. Ah, oh, no! 8 Tanto, eh? Ja. Short? Aber. Bisogna arrivare. Beh. Oggi sono? 7:25. Ok, più gli extra 135. Come sempre. Nein, falsch. Allora, bisogna, sei still. So kommt schnell aus. Sono solo 20 km di più. Adesso siamo in centro del paese di Latina e ci troviamo all'enoteca dell'orologio, proprio in centro alla piazza, e troviamo il nostro amico Andrea. E stiamo mangiando uno scorfano freschissimo, è arrivato questa mattina. Se io guardo il vino e guardo il piatto, penso che sia un vino perfetto per questo piatto, sicuramente. Ho trovato il pesciolino per domani mattina. Questo è uno dei peschi più caratteristici della Cina. Lui è un persona molto eclettica. Noi veniamo qui. Noi qua ci abbiamo portato tutto quanto, qui ci andavo anche a tipo. Non sai uno. Quello a fish handler.
è un vino molto eclettico, insomma, può abbinare con tutto quanto e sinceramente anche col pesce anche crudo. E allora? Hai bisogno di qualcosa? Sì? Del cibo? Siamo a Napoli! Adesso andiamo alla pizzeria del poeta. La gibsti uo pizza, adesso sono solo di Uma alla pizza. Morgen müssen wir noch nach Capri und dann müssen wir das Platzl finden für unseren Schatz. Und anstoßen im Caltrasea. Caltrasea, in Capri. Brindate a questo grande vino di un'azienda che rasenta la perfezione, anzi senza uvaismo alcuno oltrepassa i limiti. Un vino che sta benissimo anche sul pesce, per quanto rosso va servito freddo. Ah, troppo.